entusiasmo, anche se non si torna più indietro e il mondiale è una ferita aperta, però bisognava ripartire, lo dovevamo fare per tutta l'Italia, per noi, per chi credeva in noi, e diciamo che siamo ripartiti bene, abbiamo fatto due vittorie, andiamo alle Final Four e cerchiamo di vincere. Gigio, ciao, ben trovato. Ciao, allora, ciao. Il tuo modo di lavorare, di prepararti, di vivere la tua professione non cambia. Si può fare bene, meno bene e benissimo. Ma vorrei che tu ci svelassi cosa accade alla testa e al cuore di un campione quando decide di ergersi e diventare quasi onnipotente in campo e fare una performance come quella che hai fatto stasera. Sì, Lele, il mio modo, come hai detto, non cambia. A volte può capitare un errore per noi portieri, è dura, no? Però bisogna rimanere concentrati, lavorare sempre al massimo, capire dove si è sbagliati e cercare di non rifarlo. Poi le partite come stasera poi si preparano da sole, perché sono partite importanti, partite speciali, e quindi cerco di prepararle sempre con tranquillità, con serenità, ridendo e scherzando in spogliatoio, dando serenità alla squadra. Poi quando si entra in campo, la testa è lì, quindi è così che preparo le gare. Poi può capitare che purtroppo, come giugno, che ho fatto un errore, che se era sul 4-2, non dovevo fare. Ci ho lavorato, ne ho parlato col preparatore, purtroppo può capitare, però non deve capitare, perché era una partita già in discesa e l'ho ammazzata, quindi devo lavorare anche mentalmente su quello, quando si può giocare, quando non si può giocare, però lo sto facendo bene e cerco di andare avanti così, lavorando sempre alla grande. E adesso però bisogna andare avanti, e ci sono partite importanti. Questa autocritica ti fa tanto onore e ti fa...